ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso a Sarezzano. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. That leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Oggi parliamo di loro, sono i nostri protagonisti al termine del ciclo riproduttivo che si svolge nell'allevamento e che Dario cura chiaramente dall'inizio alla fine. Allora vediamo in sintesi qual è questo percorso che ci porta fino ai pappi, ai cuccioli. Sì, Jenny, sono contento appunto di parlare di questa che è la, una delle cose che più mi appassiona, insomma, del mio allevamento. Questo appunto è un allevamento, è un'azienda, la mia è un'azienda zootecnica, quindi è comunque effettivamente un allevamento, io i cani li allevo e li faccio riprodurre ed è un qualcosa che mi appassiona fin da bambino, appunto mi sono sempre occupato di genetica ed è un argomento di fisiologia, quindi un argomento che mi appassiona tanto. Quindi arriviamo qui ai cuccioletti. I cuccioletti nascono ovviamente dopo un percorso di scelte che vengono fatte sui riproduttori per arrivare ad avere un prodotto, quindi parliamo, può sembrare appunto un termine magari improprio, però il cuccioletto è un prodotto, nel senso che è un prodotto dell'allevamento, è un prodotto dell'accoppiamento tra cani ed è un prodotto, diciamo, nel mio caso abbastanza naturale, nel senso che normalmente l'accoppiamento, allora i cani, partiamo dal presupposto che il cane è un animale molto affascinante e molto particolare da un punto di vista riproduttivo. Il cane viene definito tecnicamente un monoestrale non stagionale con anestro obbligato. Può sembrare un parolone, quante parole per dire che il cane non è dipendente dalle stagioni per andare in calore, per accoppiarsi e appunto per avere prole. Ed è un po' un processo, ed è una situazione un po' particolare che la cagna appunto ha a livello riproduttivo, che deriva probabilmente dal processo di domesticazione che il cane ha avuto nei confronti rispetto ad una specie di partenza, il lupo, che in realtà è una complessissima strategia riproduttiva legata alla stagionalità, perché i cuccioli dei lupi nascono principalmente in primavera, quindi diciamo che il figlio del lupo, quindi il cane, ha modificato anche la sua strategia riproduttiva. Quindi quello che normalmente succede, ok, ora parliamo un attimino a grandi linee, è che appunto due cani, una cagna in estro, in pieno estro, quindi in estro che si manifesta, quindi quello chiamato volgarmente calore, incontra un maschio, c'è una fase di corteggiamento, quindi una fase di gioco in cui il maschio prova appunto a montare la femmina, avviene appunto l'accoppiamento, quindi la prenotazione, i due cani rimangono attaccati appunto insieme per i posteriori e l'accoppiamento si prepara per un determinato numero di minuti. Questa fase fertile, se l'accoppiamento avviene in fase fertile, porta alla nascita della cucciolata esattamente dopo 63 giorni dopo l'ovulazione che è avvenuta appunto nella cagna. Nascono appunto i cuccioli sono in numero variabile, le cucciolate possono essere più o meno numerose a seconda principalmente del momento in cui avviene l'accoppiamento, momento di massima o minima fertilità. Nascono le cucciolate, le cagne tendenzialmente cercano un posto riparato dove partorire, oppure glielo fornisco appunto io nelle sale parto dell'allevamento con temperature controllate, quando specialmente ci troviamo in inverno, e quindi la mamma durante il parto, quindi l'espulsione dei feti, ripulisce dagli annessi placentali i cuccioli, se tutto va bene, li tiene al seno, inizia la fase dell'allattamento, quindi c'è la
diciamo, la poppata viene subito, immediatamente la poppata, dopo la nascita l'ideale sarebbe appunto subito, esattamente quando nasce un cucciolo, l'ideale sarebbe appunto che il cucciolo si attaccasse subito alla mamma, perché assume in quel modo il colostro che ha all'interno di sé degli anticorpi che poi proteggeranno per il mese successivo il cucciolo nella sua fase comunque dedicata all'esterno del grembo materno. Affinché tutto questo vada bene si deve un po' puntuale sulla buona stella e sulle capacità di buona mamma dei nostri cani, che normalmente i miei cani hanno tutti grandi caratteristiche di rusticità e le cani sono veramente ottime, ottime mamme, ottime riproduttrici. Diciamo che dopo 21 giorni i cuccioli possono iniziare già a mangiare da soli, quindi sarebbe un po' uno svezzamento precoce, che dipende dalla situazione, a volte attuiamo, a volte no, a volte lasciamo fare le mamme, e piccola. Lasciamo fare le mamme, che praticamente a volte rigurgitano il bollo alimentare predigerito e lo danno ai piccoli che iniziano a pappare, insomma, quindi si può dare, si può fare anche una pappa in casa frullando l'alimento per agevolare appunto la pressione del cibo nei quarti dei cuccioli, e poi una cucciolata normalmente inizia ad alimentarsi e a bere tranquillamente da sola intorno al mese di età. I cuccioli con i veli da questa età durano 40 giorni, hanno già avuto la prima eruzione dei dentini, quindi loro tendenzialmente già riescono anche a strappare pezzi di carne che vengono appunto somministrati, quindi come vedi stanno con la loro mamma e poi vengono separati dalla mamma a quel punto intorno ai 60 giorni di età, in maniera da, cioè stanno insieme. Allora, un mio modo di intervento è separare il cucciolo da 60 giorni, perché in questa maniera riesco a distinguere quelle che sono le caratteristiche caratteriali del cucciolo, perché la mamma tende a difenderle, e divento comunque con un adulto educatore, perché comunque diciamo che più tempo passa tra loro e con un adulto che comunque insegna le regole fondamentali di gerarchia, più facile poi l'inserimento all'interno della famiglia. Quello che succede a noi appunto è nella veterinaria a 60 giorni, io seguo un po' tutto l'iter anche delle sverminazioni, quindi del controllo dei parassiti, dei cani, però viene ovviamente a 60 giorni a veterinaria a fare la prima vaccinazione, a microchippare e a identificare i cuccioli che poi appunto andranno via con microchip inoculato, quindi identifica, si viene inoculato sotto cute con una buona copertura vaccinale alle maggiori patologie virali, appunto le più diffuse patologie virali, e poi a quel punto i cuccioli troveranno una casa dove passeranno poi tutta la loro vita. Assieme a Civetta. Civetta ha partorito questi bellissimi 5 cuccioli di tritone appena 5 giorni fa. Questa è la sala parto. Già hanno ovviamente gli occhietti chiusi, sono però molto grossi per l'età che hanno. Ora sono sotto la lampada perché stanno un po' a temperatura un po' più calda, ma scelgono un po' loro se allontanarsi o avvicinarsi. Ora ti faccio vedere come si attaccano ferocemente alla mamma, sono cuccioli molto vitali. Una bella poppata con i cuccioli mentre hanno questo movimento alternato sulla mammella, perché in pratica in qualche maniera con questo atto meccanico inducono la mamma comunque a produrre anche più latte mentre ciucciano le codine alte. Insomma, venite a conoscere Dario e i suoi cuccioli anche solo per un giro e ammirare loro. Grazie Dario per tutti i tuoi consigli, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.